Heavy Gang minaccia ragazzini con i coltelli, succede ad Adria e a lanciare l'allarme è l'ex sindaco di Adria Massimo Barbugliani, una baby gang di 12 anni che rapina bimbi e ragazzini ad Adria minacciandoli con coltelli. L'ex primo cittadino candidato alle prossime elezioni scrive un post su Facebook. Le forze dell'ordine comunque sono già venute a capo del caso, a quanto spiega l'ex primo cittadino. Il Borsa non chiude, la lettera aperta divide Rovigo. Sono mesi che circola la voce della chiusura del caffè Borsari in centro, ora basta. Andrea Muzzi, amministratore delegato di IDP Group, proprietario del marchio Borsari, ha deciso di mettere uno stop a tutte le fughe di notizia su un'imminente chiusura del Borsari in piazza Garibaldi a Rovigo e lo fa con una punta di amarezza verso la città. I rodigini hanno voglia di farsi del male, non possono piangere su loro stessi e poi gettare scredito su un'attività. La città si infiamma sul tema e si divide tra gli offesi e i sostenitori di questa tesi. Rovigo si prepara alla festa della donna. Domani si celebra la giornata internazionale della donna, l'8 marzo, è un giorno di festa, ma soprattutto di riflessione. Oggi all'archivio di Stato la conferenza dal titolo Donne, grandi nella storia, per ricordare il ruolo della donna nella storia sempre. Domani in piazza Nonaria verrà inaugurata la mostra di tutte le opere che hanno partecipato al bando, un logo per il centro antiviolenza del Polesine, mentre sempre oggi alle 17 in Pescheria Nuova prenderà il via Donna Vita Libertà, mostra collettiva di arte contemporanea organizzata da 1001 Notte APS a cura di Mariam Amir Fasci. Una mostra sul voto delle donne alle poste centrali. È stata inaugurata nell'atrio delle poste centrali in Corso del Popolo a Rovigo la mostra dedicata al voto delle donne, la storia di un diritto, illustrata dai francobolli. Presenti all'evento l'assessore alle pari opportunità del comune di Rovigo, Mattia Milan, e il presidente della provincia di Rovigo, Enrico Ferrarese. Con questa iniziativa le poste centrali di Rovigo diventano un luogo di condivisione culturale a disposizione della cittadinanza. Il percorso espositivo illustra il faticoso cammino percorso dalle donne negli ultimi due secoli per ottenere il diritto al voto in diversi paesi d'Europa e del mondo. Confagricoltura illustra le novità fiscali. Il settore primario, nella morsa del rischio naturale, deve destreggiarsi anche nel mare magnum delle normative fiscali. Oggi in un convegno Confagricoltura ha sintetizzato le novità in materia di regime forfettario e di regime di IVA, di bonus, di 4.0, di 110, di tutte quelle che sono le novità per dare ai suoi associati la possibilità di fare delle scelte più consapevoli, soprattutto anche in materia fiscale e di investimenti.